Francesco Tavassi, quella persona che ha riportato la società polisportiva Santa Maria a un livello, diciamo, molto alto di calcio. Sì, io non ho fatto granché. La Polisportiva Santa Maria, come molti sanno, ha una certa tradizione, una certa storia di campionati di un certo tipo fatti negli anni passati. Purtroppo non avevamo più una struttura per poter fare calcio e quindi ci siamo dedicati negli ultimi anni solo all'attività giovanile. Con la possibilità di riprendere lo storico campo Carrano, intitolato a mio zio, che è stato l'artefice per tanti anni della polisportiva, abbiamo ritenuto giusto di poter riprendere il posto che abbiamo sempre avuto. E quindi abbiamo ripreso un titolo di promozione dal Cilento Calcio. Voglio ringraziare ancora una volta la famiglia Pezzuti per questa opportunità e abbiamo iniziato il campionato di promozione con il mister Guariglia, che già era lui l'allenatore del Cilento, e stiamo avendo un discreto successo in queste prime partite. Chiaramente il nostro campionato è un campionato esclusivamente di assestamento, vogliamo solamente fare un campionato dignitoso per una salvezza tranquilla, insomma. Un grande grazie va dato al presidente Francesco Tavassi, che si è caricato, si è sobbarcato l'onere e l'onore anche di rappresentare la Polisportiva Santa Maria per più di 10 anni e l'ha mantenuta in vita. È grazie a lui che la società adesso invece rivive un momento di florido, un momento bello. Il progetto è quello di creare soprattutto una importante attività giovanile. Ci sono dei tecnici bravissimi da questo punto di vista. Vorremmo che non si parlasse più di comune ma di comprensorio, quindi allargare la fruibilità della struttura e della formazione al calcio anche ad altre realtà vicinorie. Penso che ci siano tutte le prerogative perché Castellabate possa aspirare a questo. Sabato prossimo ci sarà la prima partita interna, spero che ci sia una bella presenza di pubblico. Quindi debuttate nel Carrano? Debuttiamo, facciamo il nostro debutto ufficiale nel Carrano. Abbiamo fatto una partita di Coppa Italia, anche quella fortunata, però insomma è consolante vedere questa presenza di gente, e soprattutto una struttura del genere fa venire anche a me la voglia di mettermi a correre.